bravissimi, grandi. Siamo qua per quello. No. Cosa mangiate di buono? Dai, portate, no, grazie. Con sangue nei, vieni qua. Ho le mani impegnate. Maglia così. Dammi che per camera. Maglia. Grazie. Quasi il gruppo Medeot, Gorizia. Gorizia voi siete? Primo anno qua o no? Abbonati siete? Senti, il primo anno che ero qua era il 1972. 1972. E il cuoco? E il cuoco ancora prima, dal primo anno il cuoco era qua. Addirittura. Cuoco, sì. Io qua. Nereo, il più grande. L'unico. Lui è Nereo, Ok. Questa manifestazione è nata nel 1973 da un gruppo di amanti del fuoristrada che, sulla falsariga del famoso Elefantentreffen che si svolge in Germania, hanno deciso di fare un incontro qua sul Monte Bernadia. All'epoca le strade erano bianche, nessuno puliva la neve e quindi era un po' arduo arrivarci. Poi da questa idea, che è subito piaciuta a molti, mentre la prima edizione sarà stato un centinaio di partecipanti, poi piano piano è piaciuta un po' il posto, il panorama, la natura selvaggia anche che ci circonda, e negli anni si è evoluto, nonché tra l'altro poi è stata asfaltata la strada, quindi è stato permesso di salire anche alle moto stradali e con l'aiuto delle amministrazioni comunali di Tarcento e di Lusevera, che tengono pulite le strade, è permesso a tutti di salire qua. Poi negli anni 2000 c'è stata la svolta con l'arrivo di migliaia di motociclisti e oramai è una cosa consolidata, è un primo appuntamento stagionale in Friuli Venezia Giulia. Non so se è più bello tu o il salame. Salame sicuramente. Sicuramente non è più buono. Una seconda che la prima. Sì, no? Tutti d'accordo? Completamente d'accordo. Ma arriva, questo è veramente bello. Grande. No. Siamo belli. Un gingerino, un gingerino. Ancora chiuso però. Cosa mangiate di buono qua? Guarda cosa non c'è qua. Abbiamo sotto, guarda. Boulevard con le mele, poi uno. No, grazie. Guarda, salame bellissimo. Originale. Guarda che magia. Bella, ma immancabile. Questa è prosecco fermo. Prosecco fermo, sì. E non è goccia di carne. Sono entrati, siamo di Masterchef. Sì, e dopo la manda dove lavoro. Ma dove venite voi? Udine. Santo Osvaldo. Abbiamo un sito, vedi? Gattinieri.net. Ok, bravissimo. Bravo. Buongiorno Presidente. Buongiorno, ciao. Come va? Che vocina. Ci troviamo in compagnia di Mario della FMA. Due considerazioni su questo motoraduno. Beh, questo è un motoraduno che si svolge ormai da 43 anni, è sicuramente il motoraduno che apre la stagione 2016 come tutti gli anni ed è veramente una vera festa dell'amicizia, perché qui i motociclisti vengono proprio per scambiarsi quasi gli auguri di buona stagione dell'anno. E voi dalla FMI cosa fate? Beh, noi gestiamo tutto il movimento motociclistico in regione, ovviamente siamo suddivisi per regioni, il movimento motociclistico dal motoraduno all'attività sportiva, all'attività anche dell'educazione stradale, tutto quello che riguarda il mondo del motociclismo.
mangiava, Caron. Cosa fai di buono a mangiare? Bistecche! Wow! Assaporite con un po' di birra. Wow! Sal e son pronti! Partiamo da campo! E si sa quello che si mangia, giusto? Ah sì! Da dove venite voi? Dorsa! Dorsa! Di Pocenia! Oh, un po' di strada anche voi, dai! E buon Dorsa, non Pocenia! Oramai è quasi 20 anni che siamo sempre sì, su questo posto. Ah, addirittura, proprio. E sempre. C'è scritto il guarda nome. Là. Sì, sì. E là con le cappe lunghe facciamo anche. Veramente? Guarda. Diavo, Renato, li ha mangiati tutti. Ma che la vai di filmare? Che arrivo. Non voglio mangiare io, eh. Ma le mangiati tu? Che cagognosi le cappe lunghe, Diavo. C'è rasa di stupis, che mangi non mi scusi. Bravissimo. Un pretesto per bere è stato, sai? Insomma, in sto angolino qua cosa si fa? Come... cappe lunghe, salame quello fresco dalla farsore, wow, e bistecche a manette. Bistecche a manette, sì. Dopo abbiamo come, un po' mai, di... come mai l'idea delle cappe lunghe? Ma la stagione adesso... Ah, vabbè. Sono da mangiare quando sono fresche, come le donne, no? Quando sono vecchie non servono a niente. Dopo 10 anni che ho conosciuto... Ah, quindi c'è anche la ricorrenza, dai. E nel frattempo sono arrivati tre... Beh, bravi, in 10 anni fare tre, bravi, avete una buona mente. No, in 4 anni meno,